con Lazzari Aurelio, presidente della squadra volontari antincendio di Collio Protezione Civile. Parliamo appunto di protezione civile in quel di Collio, con particolare riferimento ad esempio a in quanti siete? È un gruppo che compone di una quarantina di volontari, siamo nati nel 1990, quest'anno dovremo fare il 32esimo anno di associazione, faremo possibile una bella festa, perché non siamo riusciti a fare il 30esimo per il Covid che c'è stato di mezzo. La nostra attività consiste nel pulire tutti gli argini dei fiumi e dei torrenti che fa all'interno, che incrociano il nostro paese. Manteniamo pulita la pista ciclabile, anche se ci sono dei pericoli cerchiamo di sistemarli. Infatti non a caso ci siamo posizionati qui lungo la pista ciclabile che parte da fuori comune dall'inizio del territorio comunale. Dall'inizio del territorio comunale fino a San Colombano, che dovrebbero finire gli ultimi 50 o 100 metri questa primavera. E dovrebbe essere finita per agosto, luglio-agosto, dovrebbe essere finita completa. Quindi tenerla in ordine significa evidentemente non solo il tracciato ma anche le difese, i parapetti? Anche i parapetti, anche teniamo puliti i parchi che ci sono in linea alla pista ciclabile. Perché diventa un momento di promozione turistica, un momento gradito dai turisti, dalle persone che visitano Collio e che amano la bicicletta, ma anche le passeggiate a piedi. Sicuramente, perché trovando una pista molto bella pulita, anche il parco in cui fanno i picnic, è anche bello vedere le cose pulite. Da questo punto di vista, aree picnic per intenderci, e poi anche attrezzature, come dire, di divertimento, di svago, come il mini golf alle nostre spalle, e una natura e un ambiente meraviglioso come quella dell'Alta Val Trompia. La protezione civile, molte le attività che avete svolto nel corso del vostro tempo evidentemente. E nel nostro tempo dal 1990 la nostra specializzazione è antincendio boschivo, però facciamo anche protezione civile. Siamo intervenuti ai terremoti del centro Italia, anche l'alluvione della Liguria a Borghetto di Vara e tanti altri incendi boschivi, non solo nel territorio di Collio ma anche all'esterno del territorio di Collio. Quest'anno poi, come sapete, è stato un anno abbastanza brutto per via degli incendi. La vostra sede, le vostre attrezzature, come siete organizzati? Siamo organizzati abbastanza bene. Per via di attrezzature io posso dire che siamo il top come attrezzature che abbiamo. Abbiamo anche addirittura un camion fuoristrada grosso che porta addirittura 30 quintali di materiale che può essere portato su tutte le nostre strade agro-silvopastorali per interventi di protezione civile e anche antincendio. Siete ovviamente in organizzazione, in organigramma, in contatto con la protezione civile provinciale, con la regionale. Quello che ci gestisce come antincendio boschivo è la comunità montana che ci gestisce. Dopo, se ci sono interventi a livello nazionale, è la regione Lombardia che ci tiene a grande accesso, che ci allerta per interventi. Qual è secondo voi il pericolo, diciamo, o la causa più grave di pericolo, quindi di vostro intervento all'interno di questo territorio comunale? Il pericolo nostro sono gli incendi. Perché sapete che sugli incendi non si sa mai, basta una folata di vento o il cambiamento di direzione del vento e ci si trova in mezzo alle fiamme. Però prima di valutare l'intervento sull'incendio, valutiamo sempre le vie di fuga per poter che non possa succedere qualche cosa ai volontari. Siamo volontari, non possiamo neanche rischiare la vita nostra, anche se dovesse bruciare qualcosina di più, però alla fine siamo sempre volontari. E sappiamo che l'antincendio boschivo è uno di quei gruppi che è sempre a rischio di incidenti. I giovani di Collio in particolare come rispondono alla vostra presenza? Ma per quello non mi posso lamentare. Sicuramente non tutti se la sentono, perché facciamo una ventina che fa antincendio boschivo e altra ventina che fa solo protezione civile. Perché non tutti, però quelli che non fanno antincendio ci fanno da supporto, nel senso ci portano su o la benzina o i viveri, perché tante volte rimaniamo sul posto anche 24 ore. Un appello, se c'è bisogno di farlo, alle persone che vivono il territorio e alle persone che vogliono aiutare ed entrare con voi.
Per quello, guarda, non posso lamentarmi perché siamo una quarantina di volontari, sicuramente abbiamo visto anche adesso sono entrati altri 5 giovani che hanno fatto il corso base adesso e poi più successivamente faranno anche il corso antincendio boschivo. L'età base per essere iscritti con voi, per venire da voi? È 18 anni.